iWeb Radio Social TV, la radio che si guarda. In collaborazione con il gruppo teatrale Baci di Angela Bambina presentano Radio Teatro 2022. Le vicende della famiglia Bartolillo. Ciuciulè, ciuciulè. Una radiocommedia di Angela Bambina. Lo sentiste? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Lo cercaste? Dunne, dunne, dunne. Ma lo trovaste? Un c'è, un c'è, un c'è. E che c'è? Ciuciulè? Mi vicino il sparrettere. Dunne, dunne, dunne. Un c'è, un c'è, un c'è. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? E chi c'è? Ciuciulè? E chi c'è? Sempre curtiglio in stasciata. Signori e signori, non so a casa vostra, ma a casa della famiglia Bartolillo ne succedono così tante che è difficile pure a dirlo. Nell'episodio che ascolterete, Gina va a fare visita alla sorella Maria, ma alla porta risponde la nonna, che alla ricerca del nonno cerca invano di capire chi è. Qua è lei? E a cui cerca? E chi è? Un interrogatorio. Io sogno, signora Serafina, Gina, la soro di Sonora. Me soro se? No, un sogno so soro, ma la soro di Maria. E qua è Maria? Me soro. Allora giusto un tise, tu sei me soro. Gino, per ora, Serafina, con la testa non ci sta. Ieri fece un manicomio, le voci, non te lo posso dire. Venne lo postere e ci disse: buongiorno, cerco la signora Caterina Pillica. Ida che ci disse: Caterina Pillica, no, ma non ce ne sta Caterina Pillica, no, 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 no. Sta Caterina Pillica, ma lo sapete se la mia cucina alla larga? Non mi ricordo buona, però non ci sta chiusa, se segna l'America, se muore, sinceramente non ci penso. Ma poi lei che c'avevi a dire a sta Caterina Pillica? Lo postere che ci disse, io ci devo lasciare una raccomandata che viene dall'INPS, è una cosa importante, lei me la deve firmare. Io, perché io forse sogno Caterina Pillica, io sogno Serafina. Io non la conosco sta Caterina Pillica, non so se è una mia cucina, alla larga però, ma se no, a matto mi sono. Non so se era messo la donna. Ma poi lei, perché vuole tutte queste informazioni? Ma che cosa? Non ce ne voglio dare, non so se non ce ne voglio dare informazioni. Ma alla sala carta, non se ne può dire. Signora, ma purtroppo è una cosa importante, ci dice all'upustere, è importantissima, deve essere firmata. Ma cosa c'è se ci sono forse sordi in questa busta? Ah, sordi! Manca me la sto, se buona buona firmo io, Serafina Pillica. No, signora, ci c'è l'upustere, deve firmare Caterina Pillica. Insomma, Gino, e a finire qua, che una giandicchia la via ma spartere. Meschino il povero postere, era ammasato, ammasato. Ida quasi che lo volia verso a chiappare, perché poi volia la busta appena capì che c'era una rana. Ti dico ieri che ci fu cinamo in questa sciata, cinamo. Vedi, Sarina, ma che mi stai dicendo? Che la testa non ci funziona più, appunto, che non si ricorda manco che si chiamava Caterina Pillica e ora pensa che si chiama Serafina Pillica. Ma c'è mia, la testa proprio non ci regge più. Però, pinna cosa, posso dire che c'è proprio ci funziona giusta. Per rana, appena intesi che erano rana, era disposta a firmare se Caterina, Serafina, non aveva importanza, l'importante è che acchiappava rana. Maria! Donne sì! Che caccia l'ispettore Colombo! No! Mio figlio Nino
alle palumme ci mise lo veleno. A Mattiora morirono tutte. Mamma, cucù parre! Come soro? Tuo soro morì l'anno scorso. No, risuscita. Sta parlando con mia. Mamma, ma cu c'è dopo? Ti lurissi, me soro. Maria, io sogno tuo soro. Mamma, ma di quel soro che sta dopo fora? A chi tu che capivo, è soro di tutte e due. Ma io non faccio soro, semo. Chissà così dice. Chi è soro me e soro to. Idda lurisci. Maria, ne esci fuori, che tuo soggiro mi vuole fare ciasere. Mamma, per favore, hai le mani nord che sto impastando. Fa la ciasere, che è me soro. Signora, lei mi va a dire la verità. È me soro o so soro? La va a dire forte e chiaro, eppure la va a giurare. Io sogno la soro di Maria, la soro Anne. Ah, Lucia che era me soro Anne. No, Gemma, ma non è stato. Vieni qua, assettati e contami come facciste a risuscitare. Maria, tuo soggiro mi scancia per sto soro Anna e voglio sapere come fece a risuscitare. Che ci dico? E dici che era una morta apparente. Allora me lo dici come faciste a risuscitare? Era una morte apparente. Eri con una parente. Ah, per chi sono t'ha fatto vivere? E qua era sta parente. Ivi, mamma, all'istivo di impastare. Ma che fora che sta succedendo? Niente, stammo di una. A un anno che si fa birere. Perché se ne è con una parente. E no, a cercare, a chiangere pida. Ma pare che non lo poteva dire. Ma che stava dicendo? Ivi, mare, ma ha visto lo papà? Rocco! Rocco! Ivi, arre a cominciare. Mamma, ammattene la sostanza. È meglio che lo accerco, va. Rocco! Rocco, dove Marì, sei? Ma tu so gira che perse lo senno. A mia, non mi pare tanto giusta di testa. No, avvi una para di orna che si confonde. Però a me non mi pare che è una cosa così grave. Ma io isse nel dottore e ci facesse fare una bella visita. Ma perché? Perché chiama sempre a suo marito Rocco, Rocco. Ma suo marito non è che si chiama Rocco. Pippino si chiama. Rocco! Rocco! Lo sentiste? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Lo cercaste? Dunne, dunne, dunne. Ma lo trovaste? Un c'è, un c'è, un c'è. E che c'è? Sciuciulè! Mi vicino sparrettere! Dunne, dunne, dunne. Un c'è, un c'è, un c'è. Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? E chi c'è? Sciuciulè! E chi c'è? Sempre Cortiglio ne sta sciata. A P-Web Radio Social TV, la radio che si guarda. In collaborazione con il gruppo teatrale Baci di Angela Bambina hanno presentato Radio Teatro 2022. Le vicende della famiglia Bartolillo. Ciuciulè, ciuciulè. Una radiocommedia di Angela Bambina. In questo episodio hanno recitato Monica Libranti, Gina, la sorella di Maria, Marina Cusumano, Maria, Giussi Adragna, Serafina, la nonna, Vincenza Bambina, la vicina Savina. Potrete seguire le vicende della famiglia Bartolillo su www.apwebradiosocialtv.it. Ciuciulè, ciuciulè! Thank you.
di la so granizza, ma città lue pa so pidizza. A tutti la testa idda, sempre fa firriari, tutti li cosi belli italiani. La coppola, li pupi, la cassate, lu cannolu, sono li nostri simboli, insieme la lu mariolu. La coppola, li pupi, la cassate, lu cannolu, sono i nostri simboli, insieme la lu mariolu. Da Fontanazio Monti Bonifato, qua Torri Saracena ni fa capo. Ci venno da sotto lo santuario, pesciata ni ricemo lo rosario. Li chiavi ci dunamo, manu pila so festa, lu paesi d'Alcamo e della patronessa. Forza città unè, pila so granizza, ma città lueva so pidizza. A tutti la testa edda, sempre fa ferriari, per tutti li cosi belli italiani. La coppola, li pupi, la cassate, lu cannolu, sono i nostri simboli, insieme la lu mariolu. La coppola, li pupi, la cassate, lu cannolu, sono i nostri simboli, insieme la lu mariolu. Grani giullari, con lu contrasto idra divinità, lu poeta d'eccellenza di la città. Rosa fresca lentissima che appare in bella estate, le donne ti disiano pulzelle maritate. Soffidizza. A tutti la testa edda, sempre fa ferriari, e tutti li cosi belli di italiani. La coppola, li pupi, la cassate, lu cannolu, sono i nostri simboli, insieme la lu mariolu. La coppola, li pupi, la cassate, lu cannolu, sono i nostri simboli, insieme la lu mariolu.